Buongiorno, oggi parliamo con Christian Raimo. Lui è professore di storia e filosofia in un liceo romano, ma è anche un saggista, uno scrittore, giornalista. Ultimamente ha pubblicato un libro molto interessante, molto corposo, molto ricco, molto documentato, che si intitola L'ultima ora, scuola, democrazia, utopia. E leggiamo nel risvolto di copertina che l'ultima ora nasce dalla urgenza di difendere la scuola pubblica dai suoi critici, dai suoi detrattori e perché no anche da se stessa. Il libro è ricchissimo, contiene veramente molto, molto materiale e soprattutto ha una ricchissima documentazione. Questo lo rende un testo decisamente interessante. Ma da questo testo vogliamo estrarre soprattutto tre o quattro questioni che ricadono anche un po' nell'attualità. Per esempio, Christian Raimo parla anche, tra le altre cose, di Don Milani e delle conseguenze che Don Milani ha avuto sulla scuola italiana. Molti sostengono che è proprio a causa di Don Milani che la scuola ha iniziato a decadere. A causa di Don Milani i ragazzi non sanno più scrivere, non sanno leggere, insomma. La scuola italiana è diventata troppo egualitarista. Ecco, tu nel tuo libro argomenti tutt'altra cosa. Ecco, ce lo vuoi raccontare in tre parole? Sì, allora, chiaramente diciamo il dibattito, intanto grazie molto, e grazie anche dei complimenti per il libro, nel senso che è vero, insomma, quello a cui tenevo molto nel libro è che fosse comunque uno strumento di ponte verso altri testi. Io non sono uno storico specialista, sono sicuramente uno che ha fatto un lavoro di ricerca accurato, però appunto si può essere più o meno d'accordo con le cose che provo a sostenere, però insomma quello che cercavo, che penso che sia molto giusto fare in questo momento rispetto alla scuola in generale, è formarsi, cercare di portarsi a casa una bibliografia più larga possibile, proprio per discutere in modo qualificato. Rispetto alla domanda che mi facevi, invece, io penso che occorre leggere sempre i fenomeni storici, e quindi anche quello che è stato il fenomeno storico di Barbiana e di Don Milani, che è un fenomeno legato a un tempo molto preciso e a un luogo molto preciso, perché è diventato un fenomeno storico appunto così fondamentale, soprattutto a partire dal racconto che Don Milani con i suoi stessi ragazzi ha fatto di quella esperienza, appunto, attraverso il libro Lettera a una professoressa. Se non ci fosse stato quel testo lì, sicuramente noi avremmo saputo dell'esperienza di Don Milani, ma l'avremmo saputo in un modo sicuramente molto meno clamoroso, molto meno accurato, e soprattutto avrebbe avuto un eco, insomma, sicuramente molto ridotta. Senti, in quegli anni, alla fine degli anni 60, escono anche molti altri libri altrettanto importanti quanto Lettera ad una professoressa. Per quale motivo, però, secondo te, Lettera ad una professoressa è ancora attuale? Io penso che i fenomeni storici vadano studiati per quello che sono stati nel contesto del loro tempo, e quindi chiaramente io penso che vada studiato Don Milani chiaramente nel contesto di quello che accadeva alla storia della scuola, la scuola in quegli anni lì, ma penso soprattutto che poi, e questo diciamo deriva dalla mia formazione filosofica invece, i processi storici vadano letti anche con quella che si chiama, con questa parola tedesca che ha inventato, che ha coniato Gadamer, Wirkungsgeschichte, cioè storia degli effetti. Nel senso che qual è l'effetto che ha avuto l'esperienza di Don Milani, Barbiana, la lettera a una professoressa? E, beh, insomma, questo effetto è chiaramente, va molto oltre anche quelli che potevano essere gli intenti, le istanze, le ambizioni di Don Milani, che poi appunto è morto
praticamente quando uscì la lettera alla professoressa, quindi non ha potuto né vedere, tantomeno chiaramente governare o cercare di quegli effetti che sarebbero stati comunque ingovernabili. Ma la storia degli effetti è una storia che in qualche modo non tradisce gli intenti di Don Milani, se non, come dire, come ogni chiaramente eco rispetto a una certa opera, a una certa stanza politica, chiaramente in parte si riapproccia, può tradire nel senso più lato del termine quello che noi facciamo nella nostra vita. Ed è soprattutto però, appunto, prende un libro di Don Milani e ne scopre la doppia natura. Da una parte è una natura di tipo che ha a che fare soprattutto con la dimensione pedagogica. Quindi è chiaro che è un libro che è un classico della storia della pedagogia e oggi ancora, insomma, ci nutre. Io quando lo leggo in classe, lo leggo a persone che non l'hanno mai letto, quando chiaramente ci rifletto ancora, chiaramente ci sono degli elementi che ancora oggi sono spiazzanti, dirompenti, che comunque sono ancora radicali. Il tema delle bocciature, insomma, libro del 1967 che, come dire, chiede effettivamente di ripensare completamente l'idea della bocciatura. Perché oggi a scuola ancora si boccia tanto, si boccia soprattutto agli anni delle superiori, chiaramente l'età in cui c'è quella selezione che Don Milani vedeva accadere negli ultimi anni anche dell'elementare, i primi anni delle medie, oggi si è spostata anagraficamente, però insomma quella bocciatura, quella selezione, quel classismo, insomma è ancora molto molto forte nella scuola italiana. C'è un punto però, perché c'è anche chi sostiene che seguendo i principi, i criteri di Don Milani, si rischia di non dare ai ragazzi e alle ragazze che provengono dagli strati sociali più bassi gli strumenti per progredire negli studi. Quindi questo egualitarismo don milaniano, in realtà, secondo questa tesi, finirebbe per penalizzare proprio i ragazzi più disagiati. Che cosa c'è di vero in questo, secondo te? Ma in questo c'è di vero, come dire, un'osservazione fenomenologica di questo processo e non un'osservazione approfondita. Cioè, cosa voglio dire? Cioè, io con un occhio, diciamo, marxista, divido tra struttura e sovrastruttura. Ora, la struttura, quindi effettivamente l'anima del processo sociale e economico della scuola, dice che essenzialmente noi, la mia generazione, diciamo quella cresciuta nel Novecento, ha avuto una scuola pubblica migliore perché c'era un investimento massivo di soldi e di strutture materiali, quindi scuole, e di formazione degli insegnanti. Oggi questo investimento dagli anni 90 in poi, essenzialmente a Berlusconi, si è progressivamente, come dire, ridotto. Io guadagno a scuola 1.500 euro, sono un professore ormai diventato di ruolo con il concorso da una decina d'anni, sono diventato un professore, diciamo, ho scelto di fare professore tardi, quindi ho fatto la SIS nel 2000, tra il 2006 e il 2008. E quindi ho preso l'abilitazione, poi il primo concorso, quello del 2012, sono diventato di ruolo. Senti, a proposito di formazione degli insegnanti, nel tuo libro c'è un capitolo che io ho trovato molto bello, molto interessante, direi quasi una pièce teatrale, perché insomma c'è molta teatralità in quel capitolo, almeno io l'ho letto così, non lo so se mi sbaglio, ed è appunto il capitolo in cui tu parli dei TFA, della SIS e così via. Che cosa vuoi dire tu a questo proposito? Qual è oggi la situazione della formazione degli insegnanti? Ma soprattutto cosa si può fare per migliorarla? È un gran macello. Io a un certo punto ho cercato in questo libro di trattare varie questioni della scuola,
non tanto quelle della valutazione, perché un po' l'avevo trattata nel libro precedente, che era Tutti i banchi sono uguali, un po' insomma, sapevo che stava uscendo un libro di Cristiano Corsini, La valutazione che educa, avrei copiato tante cose da lì, un po' perché appunto non si può parlare di tutto. E quindi ho detto, ok, ripartiamo dalla mia esperienza. Diciamo che è un'esperienza di osservatore partecipante, come direbbe Malinowski. Cioè, io sono stato, appunto, ho fatto la SIS, ho partecipato al concorso, ho fatto un anno di prova, quindi diciamo, ho visto all'interno e ho studiato, diciamo, come è funzionato il sistema di formazione negli ultimi 10-15 anni. Insomma, ho fatto il TFA, però insomma ho avuto diciamo, la possibilità di studiare chi l'ha fatto abbastanza da vicino. E quello che ho visto è che questo sistema è un sistema con tanti buchi perché di fatto, diciamo, per le ragioni che dicevamo prima, e cioè per delle ragioni strutturali, poco investimento, pochissimo, pochi soldi, e dall'altra parte anche per un difetto di pedagogia. Ecco, a questo proposito, scusa, tu racconti una cosa molto curiosa, cioè tu dici, ma io in realtà ho superato il concorso anche con un ottimo punteggio, mi sono classificato nelle primissime posizioni, però questo non significa che io sia davvero un bravo insegnante, anzi, veramente ho dei dubbi, probabilmente sono diventato un bravo insegnante, ma dopo aver fatto il concorso, cioè quel concorso sì, mi ha collocato nelle primissime posizioni, ma questo non vuol dire nulla. Questo perché tu dici quello che è carente è anche proprio un po' l'aspetto pedagogico e didattico nella selezione del personale. Lo confermi, è così? Ma diciamo la selezione, poi uno pensa che ci sono una selezione all'ingresso. Io penso che la selezione, diciamo, si possa fare come noi facciamo gli insegnanti e pensiamo che non dobbiamo lasciare indietro nessuno. E che quindi, appunto, io ho una classe di scientifico e penso che le persone che siano iscritte allo scientifico e devo cercare di capire come portarli fino all'ultimo giorno dell'anno e come portarli fino all'ultimo anno. E se hanno scelto, come dire, una vocazione che non è la loro, beh, devo seguire anche nel percorso di orientamento. Penso che la stessa cosa si debba fare con gli insegnanti. Devo dare a tutti le stesse possibilità di professionalizzazione. Non sono scontate queste possibilità, vanno costruite. Si può scegliere di fare l'insegnante per tante ragioni diverse. Perché ci piace stare con i ragazzi, perché è un mestiere, chiaramente è un mestiere pieno di soddisfazioni, oppure perché semplicemente è un lavoro che ci consente di continuare a studiare o di stare con la nostra famiglia un po' di più, perché magari non si riesce a trovare un altro lavoro, cioè, nel senso le motivazioni possono essere molto diverse. Io però a questi insegnanti devo dare una possibilità di professionalizzazione alta, quindi devo avere una formazione in itinere che sia veramente continua, devo avere appunto dei momenti in cui questi insegnanti chiaramente devono essere valutati, ma diciamo, a partire da una formazione che gli viene data, che è una formazione che io, insegnante, devo essere in grado di farmi in un modo, avendoci la possibilità di farla, avendo delle ore per farla, avendo una disponibilità di insegnanti bravi che mi guidino. Quando c'è questa cosa, la scuola ha un impatto meraviglioso. Noi adesso abbiamo un piano scuola 4.0, il PNRR. Cioè, introduciamo un insegnante tutor, pagato due spicci, cioè, sarà un disastro questi insegnanti tutor, ma un disastro vero, con una legge sull'orientamento che è scritta con una riforma dell'orientamento che è scritta con i piedi, ma come dire, mi verrebbe da dire, ma letteralmente con i piedi.
in cui non c'è nessun pensiero pedagogico dietro, ma nessuno, se non appunto una scadentissima sudditanza nei confronti appunto del fatto che poi insomma la scuola deve formare il mondo del lavoro. Ma veramente parliamo dell'orientamento, che per me può essere, come dire, la cartina di tornasole di tante altre questioni che vanno dalla valutazione alla trasmissione degli apprendimenti, alla scuola dell'inclusione. Parliamo dell'orientamento, che poi appunto è un tema. Il PNRR mette 1 miliardo di euro sull'orientamento, tanti soldi. E quindi c'è una riforma dell'orientamento che dovrebbe partire dalle scuole primarie e arrivare appunto chiaramente al passaggio tra i superiori e università. Cioè, quello che noi ci troviamo spesso a che fare è che la scuola essenzialmente diventa un welfare di serie B. Cioè, se il welfare non ce la fa, beh, allora a un certo punto interviene un pezzetto di scuola. Mentre la cosa fondamentale, cioè il processo dovrebbe essere esattamente l'opposto, e cioè che nel welfare, nel mondo del welfare, in realtà la scuola dovrebbe essere quell'enzima, quel vettore che rivoluziona il modo in cui noi facciamo welfare. Quindi a me piacerebbe che in qualche modo non ci fosse bisogno di più psicologi a scuola, ma che gli insegnanti fossero anche formati con una possibilità pedagogica, eccetera, eccetera, e che una parte del lavoro educativo si facesse anche in altri luoghi che non sono la scuola. Cioè, mi piacerebbe che ci fossero appunto i docenti che fanno formazioni che accompagnano, per esempio, un caso che può essere un caso più problematico, così anche in altri luoghi, nel consultorio, nell'associazione, nell'ospedale, nella fabbrica, rendere, diciamo, altri luoghi sociali dei luoghi anche educanti. Cioè, vorrei che ci fosse più scuola veramente nel carcere, ma come nel baretto sotto casa, ma come nell'associazione, come in quelli che sono i luoghi della società. Invece il contrario, la scuola poi sta diventando in questi anni, visto che appunto magari è veramente l'unico pezzo di stato sociale, di pubblico che rimane appunto all'interno dei territori, a una specie di discarica dove metto tutto il welfare che non ce la fa. E quindi, cioè, a questo ci dovrebbe pensare la scuola, ci dovrebbe pensare la scuola appunto alle povertà materiali, quindi magari la mensa scolastica deve supplire il fatto che ci sono dei ragazzini che non mangiano, ci deve pensare la scuola all'attività sportiva, quindi invece di essere un centro sportivo gratuito garantito dal municipio in cui io cerco di capire come attraverso lo sport, ma in quel centro gratuito del municipio, riuscire a essere educante, e poi appunto cerco di mettere queste cose nel provare a fare un progetto di educazione allo sport dentro la scuola, prendendo dei fondi, lavorando sull'autosfruttamento degli insegnanti, eccetera, eccetera. Non è così, cioè la scuola non è un welfare di serie B, è il welfare, lo stato sociale che deve diventare educante. Quindi abbiamo bisogno di un modello di educazione diffusa, è così? Abbiamo bisogno di un modello sicuramente di educazione diffusa, ma che non vada, diciamo, a detrimento, diciamo. Io in questo momento leggo chiaramente lo spirito critico illicciano di scolarizzare la società, chiaramente con un'istanza ispirativa molto forte, ma io in questo momento voglio fare esattamente il contrario. Cioè Certo. la società è stata fortemente descolarizzata, fortemente descolarizzata. Cioè, e quindi la scuola non è praticamente più l'agenzia formativa fondamentale della società. Non lo è, di fatto. La scuola è un'agenzia tra le altre, alle volte nemmeno la prima. Bene, mi pare molto chiaro il tuo pensiero, certamente questo come tu riporti e come tu ripeti quasi in ogni pagina del tuo libro richiede una scuola diversa, più innovativa e cioè richiede anche una scuola con personale più preparato, ma soprattutto richiede una scuola con un livello diverso di investimenti. Tu più volte nel libro ricordi che gli investimenti negli anni 70 erano a livelli enormemente superiori a quelli di oggi, si parlava di un 20% della spesa pubblica destinata all'istruzione, anche se poi tu ammetti che
all'epoca la popolazione giovanile, la popolazione in età scolastica era molto superiore a quella di oggi. Quindi più tempo, più soldi, insegnanti, più motivati, più. Insegnanti più preparati che hanno il tempo di essere preparati, perché gli insegnanti quando non sono preparati, come dire, a me non mi viene a dire colpa loro, è dargli uno stipendio di 2.500 euro invece di 1.500 e chiaramente dargli dei corsi di formazione di qualità e vedere che quegli insegnanti si preparano e la scuola cambia. Certo. Bene, quindi ti ringraziamo davvero per queste tue considerazioni e complimenti Grazie. ancora per il tuo libro e auguri per il tuo lavoro. Ci aspettiamo Grazie. di leggerti ancora in altre occasioni. Grazie. Grazie a te.